immaginario ad allietare con le nostre atmosfere. Come ogni anno Solidarista si sviluppa su due giornate. Quest'anno per noi è particolarmente importante perché è il nostro compleanno, sono i 10 anni dell'iniziativa. Le due giornate sono state venerdì 1 luglio e sabato 2 luglio. Venerdì 1 luglio la giornata si è sviluppata e si è incentrata attorno al dibattito inerente alla cooperazione. Il Comedor ha due progetti di cooperazione internazionale con il Sud America, in Perù specificamente, e c'è stato un dibattito nel quale sono intervenuti il console del Perù a Firenze e poi i rappresentanti delle associazioni che hanno più rapporti col Perù e col Sud America. Queste associazioni sono, oltre al Comedor, anche Fratelli dell'Uomo, Medina. Si tratta tutte di associazioni che hanno una certa idea di cooperazione, cioè la cooperazione non è assistenzialismo ma è sviluppo ed è uno scambio continuo. Oggi invece, sabato 2 luglio, la giornata si è incentrata sui rapporti tra migranti e integrazione nella città, che passa anche attraverso la scuola che è il Comedor ha iniziato nel 2006 e che oggi è il suo quinto anno di vita, una scuola di italiano per migranti frequentata da circa 100 migranti adulti ogni anno e che vede una partecipazione sempre più affezionata e sempre più intensa. Oggi al dibattito hanno preso parte anche Cristiana Vettori, che è la curatrice di un libro, La nostra scuola e il mondo intero, che è stato creato dal Matteotti, dalla Scuola Serale Matteotti di Pisa insieme al Centro Gandhi. E poi ha visto anche la partecipazione dei relatori di Asinitas. Asinitas è una scuola sempre di italiano per migranti di Roma e sono venuti a presentare il loro primo libro, Radici, che si sviluppa in una serigrafia che vede impegnati quotidianamente gli studenti migranti. Diciamo che il bilancio è ottimo, i dibattiti sono stati abbastanza seguiti e noi siamo contenti. Ma io parlo bene l'italiano. Ringraziare a voi, ma veramente io sono molto contento, veramente. Abbiamo dei maestri molto bravi, molto generosi, come Monica, come Giulia, come Silvia, come Caterina, ma noi siamo contenti qua, veramente. Io sono molto contento, veramente. Senza parlare non posso fare niente qui in Italia. Prima cosa devi parlare italiano. Bene. Ma prima io non posso parlare, ma quando è arrivato da loro mi hanno accolto, ascoltato e aiutato. Siamo arrivati alla 10ª edizione di Solidarista. La nostra associazione è cresciuta molto in questi anni, sia sui progetti in Perù che si stanno ampliando, sia anche a livello locale, dove grazie alla scuola d'italiano stiamo svolgendo un ruolo molto importante che ci vede apprezzati sia dai ragazzi che sono i beneficiari della scuola, sia dalle istituzioni locali. Abbiamo condiviso con la provincia, il centro nord-sud, la festa dei popoli e grazie anche alla presenza del console onorario che ha partecipato al dibattito sulla cooperazione internazionale. Quello che più però ci gratifica come associazione è la partecipazione di tantissimi giovani, tantissimi ragazzi che vedono nella vita associativa e vivono nella vita associativa un momento importante di crescita personale e li motiva ad andare avanti perché riconoscono nel ruolo che ricoprono dentro l'associazione un modo per, partendo dal basso, arrivare a migliorare la società.